Dort tanzt Lulu, ahaha, uhuhu. Buongiorno. Buongiorno. Altro episodio della serie sulla Mitteleuropa. Dopo aver percorso con la nostra bella Cubo dall'Abruzzo un sacco di chilometri fino a Lubiana, poi siamo andati a Zagabria. E poi dove siamo andati? A Budapest. Poi siamo andati a Bratislava. E poi dopo Bratislava sarà Sandir, Vienna. A Vienna noi ragazzi ci siamo stati già tante volte e questa volta ci siamo venuti perché una certa persona moriva dalla voglia di vedere i mercatini di Natale. Ma già che facevamo il giro non venivo a vedere i mercatini di Natale a Vienna, me l'ero persi. E l'abbiamo messi nell'episodio dell'8 dicembre, che se vi siete persi andate a recuperare. Andateli a vedere e partite subito. Beh, partite subito, quando vedranno questo episodio mi sa che sarà primavera. Segnatevelo allora, per l'anno prossimo. Ho perso il planning annuale. A pranzo andiamo a scoprire una cosa che è blasonatissima. Ma prima del pranzo tu mi insegni che? Che c'è la colazione. Andiamo a mangiare. Vicino al nostro appartamento c'è un posto molto figo che ha trovato la signora dietro la telecamera, che si chiama Ramasuri, un locale in cui il menù è più grande del locale stesso. A me è arrivato un avocado olala, così si chiama, avocado olala, una crema di avocado con vaniglia, un uovo poché, salmone, cipolla sott'aceto e una chip di radice di loto. To the kids playing hoops, going loop till loop, the rainbow. In questo canale gli spacchi delle uova, le robe food porn, non li vedrete perché noi spacchiamo per mangiare. Questa non è la forchetta da food porn, questa è la forchetta di uno che c'ha fame. Cos'è che la vaniglia dell'avocado inaspettatamente sta bene col salmone? Buono, buono per essere buono. Guarda quanto salmone. Io ho preso pancakes con mirtilli, banane caramellate e sciroppo di noci. Buono perché è sofficissimo. Le salse, ragazzi, sono atomiche. Ha giudicato. L'avete vista la mia ricetta dei pancakes per fare il brunch? C'è sia la ricetta delle uova poché di Fabrizio che i miei pancakes a mirtilli e banana. Non me le perdete. Quanto si paga da Ramasuri? Per quello che abbiamo preso noi, 27 euro. Adesso passa l'ambulanza. Ho pagato 100 euro in più per questa vacanza, per avere un'ambulanza che ci segue in tutta Europa. Ragazzi, no, non serve. Sto bene, grazie. Ma stia zitto, imbecille, non capisci che è nelle mani di gente esperta? Comunque, Ramasuri, super consigliato. Rosanna fa a ricetta di Cicilinello, compagno di cella ci ha dato a mamma. A cappello caffè pure il calcio Rosanna fa a ricetta di Cicilinello, compagno di cella precisa mamma. In questo angolino sperduto e medievale di Vienna c'è il Fenster Café. In realtà è un bar, però c'è anche una sorta di sportello dove potete venire a ordinare il takeaway. Tra le cose che potete ordinare c'è il Fenstercino, ovvero un cappuccino in un cono da gelato immerso nel cioccolato. Cappuccino molto buono, quando andate a bere il cioccolato si scioglie tra le labbra, fa tipo lucida labbra di cioccolato, è buonissimo. Questo è il caffè più costoso di Vienna. Vale 9,50 euro sta cosa? Sì e no, ovviamente è troppo per un cappuccino dentro un cono di cioccolato, però se considerate che qua siamo in una nazione in cui il caffè normale lo pagate 2,80 euro, alla fine non è sto grande salto fino a 9,50 euro. E poi il cono ve lo mangiate. La volta si può fare. A Vienna street food significa soprattutto i würstel. I würstel qua ragazzi sono proprio buoni, non serve che ve lo dico io. Se c'è una cosa che sanno fare in Austria sono i würstel. Ne abbiamo assaggiati di spaziali nell'episodio di Natale. Ma che famo, non ce lo vogliamo assaggiare un altro würstellino? Così facciamo un piccolo sd1 e lo facciamo in un imbiss. Dei chioschetti che trovate veramente a ogni angolo e vendono principalmente würstel e simili di vari tipi. Ne assaggiamo uno qui vicino all'Albertina, uno dei più famosi, Bitzinger. Assaggio quello con il formaggio. Madonna, quanto è ciaccioso, ragazzi, guardate qua. Guardate qua. Oh. Il formaggio è nell'impasto. Oh. Oddio, quanto è buono. Ti piace, cara? Ti piace tanto. Quanto l'abbiamo pagato questi due giusteloni? 10 euro. 5 e 5. Quello piccante però lo assaggi tu.
Vabbè, mo non vi facciamo l'esegesi della saggiccia, però per quelli che non ci sono stati mai, sappiate che qua il würstel per loro è una religione, non sono i würstel che compriamo sul mercato da noi. A casa nostra non c'entra mai un würstel, a meno che non li compriamo in Trentino o qua. Un piccolo tip per ordinare: se dite würst ve lo danno senza pane, se invece dite hot dog ve lo danno dentro al pane, come quello che abbiamo mangiato ieri ai mercatini. In realtà il pane lo danno. Sì, il pane lo danno, vi danno due fette di pane a parte, invece quell'altro praticamente è dentro al panino. Allora ragazzi, adesso non c'entriamo perché ne abbiamo mangiato già uno ieri sera ai mercatini di Natale, però se vi trovate di fronte all'Opera House c'è un posticino che si chiama Leberkäse Pepi, che è un posto specializzato in panini con il Leberkäse, che come consistenza è a metà strada tra il würstel e il prosciutto cotto, una fettona così che si può avere senza nulla, con il formaggio che in questo caso è nell'impasto. Ieri sera ne abbiamo assaggiato una versione di cinghiale. Leberkäse Pepi è un posto dove assaggiarla. Anche a Vienna vi beccate il mercato, perché come sapete, per noi, per capire l'anima di una città si deve andare sempre al mercato. Questo si chiama Naschmarkt. E proprio all'inizio del mercato abbiamo visto una bancarella che ha una sfilza di spezie infinite e come sapete ci butteremo la pensione. Vi faccio vedere cosa ho acquistato: curry di ananas, curry al mango, curry affumicato, curry alla banana, curry al cocco, curry alla rosa, za'atar, che uso tantissimo a casa, un mix tipo timo, sesamo, cose varie. Poi ducca, che non ho mai usato, ma mo impariamo come si fa. Cumino, coriandolo, sesamo, tante cose buone. E dite, basta. Ragazzi, è un fiore di ibisco candito. A parte mangiarlo così, lo potete mettere in un bicchiere di prosecco e si apre e fate l'aperitivo figo. Che buono. Se avete preso mai una tisana all'ibisco, il sapore è quello. Compriamo? I would buy the whole shop, but my credit card is not unlimited. Questi sono datteri giganti ripieni di formaggio e noci. E questi invece sono dei roll di locum. I locum, già ve l'abbiamo detto in Inghilterra cosa sono. Fatte tipo un sushi roll da tagliare a fette. Questo è il regno della pasta fillo. Voglio piangere. Questa, ragazzi, è ovviamente la parte medio orientale del mercato e ogni volta che capitiamo in bancarelle di questo tipo sogno di quanto sarà buono un giorno andare a mangiare nei paesi da cui queste spezie hanno origine. Ai ai ai, reparto tè e teiere. Io ho finito le lacrime. E abbiamo finito pure i soldi, mi sa. Sì. Il rumore che sentite in sottofondo è il rumore della gioia. Questo sbattere continuo lo sentite solamente qui da Maisalenschein. Questo ristorante super stramega famoso di Vienna rivendica da sempre di fare la miglior schnitzel del mondo. Metti caso che veniate dalla luna e non avete mai sentito parlare della schnitzel, che cos'è? La cotoletta alla viennese. La mia è fritta nel burro chiarificato, quella di Ale nel lardo, perché Ale si voleva tenere leggera. Klein Lulu, ah ah, buona paura. Io non lo so se sia la migliore del mondo, ma la cotoletta è fatta veramente bene. Questo vitello è morbidissimo, si scioglie in bocca, la panatura è asciutta, fritta benissimo e super croccante. Secondo me fa paura. Non so se sia la migliore del mondo, non lo so dire. Ne abbiamo mangiate diverse negli anni passati qui a Vienna e devo dire che in realtà non ne abbiamo mangiate mai di cattive. Questa è veramente buona. E il fatto che sia fritta nel burro si sente. Ah ah ah.
tenerissima, nonostante sia sottile, è assolutamente stupposa, si scioglie in bocca, si sente che la mia non è cotta nel burro, però se vi dovessi dire che riconosco il lardo, in realtà no. Salsa di ribes rosso, perché voglio vedere com'è insieme. Meglio senza. Quando la cotoletta è buona non ci vuole niente. Sì, è vero. Io ho preso questo condimento tipico viennese, prezzemolo, uova sode, alici, cose varie. Questo sta bene, aggiunge un po' di erbacea, un po' di sapito delle alici. Mi ci piace. Differenza tra la cotoletta alla milanese e la Wienerschnitzel. Già sull'origine non c'è ancora oggi chiarezza. Gli austriaci sono arrivati a Milano nel 700 e ci sono rimasti fino al 1848. Quindi gli scambi tra le due culture ci saranno stati sicuramente. Adesso chi ha fatto prima cosa pare che l'origine sia italiana. Però la certezza al 100% non c'è, quindi non ci addentriamo. A parte l'origine, più o meno le differenze sono che quella milanese è fatta dalla parte centrale del carré e deve avere l'osso. Ed è più spessa. La Wienerschnitzel invece viene battuta, è molto larga e molto sottile e si può fare anche con altri tagli del vitello. L'importante è che sia sempre di vitello, anche se si trovano versioni a base di maiale, a base di altri animali, zebra, canguro, koala. Un'altra differenza è che la cotoletta milanese si passa nell'uovo e poi nel pangrattato, mentre quella viennese si infarina, poi si passa nell'uovo e poi nel pangrattato. Anche se in questo ristorante la farina non la mettono, quindi come la dici sbagli, alla fine è una cosa sola. Vale. È buona o non è buona? Secondo me questa cotoletta che stiamo mangiando oggi è eccezionale. Una delle cotolette più buone che abbiamo mangiato. Costa un sacco di soldi, ma a Vienna le Wienerschnitzel costano un sacco di soldi dovunque andate. Al mercato era 21 euro, questa costa 25, più i vari garnish forse arriveremo a 30, una cosa del genere, ma secondo me le vale, anche perché è un sacco di carne. Abbiamo pagato 57 euro in totale con i vari condimenti. Piccolo tip, qui al ristorante l'acqua del rubinetto è molto buona, anzi è molto buona in tutta Vienna. Qua dentro una bottiglia d'acqua costa 7 euro. Ecco, là volevo arrivare, sì. Quindi se volete risparmiare 7 euro, in inglese si dice tap water. Che dolce si può prendere qui a Vienna secondo te? Vogliamo prendere un bel tiramisù? No. Un bel babà napoletano? Ma nemmeno. Una bella pastiera? No. Che sarà tipico di Vienna? Ma chi lo sa? È inutile girarci attorno. Il dolce di Vienna è la Sacher. Ed è inutile pure girare attorno al fatto che non è che uno deve andare per forza controcorrente scegliendo sempre i posti non mainstream. Una delle Sacher migliori di Vienna la mangiate all'Hotel Sacher, dove è stata inventata, e noi l'abbiamo già assaggiata qua in altri viaggi e vi possiamo confermare che è veramente buona. L'unico problema dell'Hotel Sacher è che spesso ci troverete una fila immensa, tipo adesso la fila è questa qua, non è neanche tanta per gli standard del posto, arriva solamente alla fine del palazzo, certe volte fa il giro. Vi direi che se proprio volete levarvi lo sfizio, ci avete un colpo secco a Vienna, fate alla fila perché poi vale la pena. Però ci sono altri posti fighi dove mangiare la torta Sacher. Ma noi cerchiamo un altro di quelli che sappiamo e vediamo di farvi vedere com'è fatta questa torta Sacher. Metti che uno una... Che non lo sa. Vabbè, tipo che ne so, mia nonna forse non lo sa che è la torta Sacher. Nonna, lo sai cos'è la torta Sacher? Ma sì, io. Se non lo sai, mo te lo faccio vedere. Ad esempio, potete camminare 5 minuti e arrivare vicino al Duomo di Santo Stefano, dove si trova la pasticceria Oberla, con 2A. Quasi mangio un'ottima Sacher e altre mille torte buonissime. Ovviamente abbiamo ordinato una Sacher, che è sempre per mia nonna, è una torta fatta da due strati di pan di Spagna al cioccolato, inframmezzati da una marmellata di albicocche e ricoperti da una glassa al cioccolato. Ben fatta, bella spugnosa, bella riosa, quella dell'Oberla, una buona torta, per me meglio quella del Sacher. E già che ci eravamo abbiamo ordinato anche una torta dove si alternano strati di mousse al cioccolato e gelatina di mango, sgrassata. Insomma, se non volete fare la fila al caffè Sacher, una buona alternativa può essere venire qua da Oberla. 4 euro a pezzo di torta e passa la paura. Siamo al Kleinod e ci facciamo un cocktailino. Abbiamo preso un cookie gimlet con vodka alla mela, un cordiale al lime e lo sciroppo di biscotto. Mazza quanto è buono! Sembra veramente di bere un chocolate chip cookies. Poi abbiamo preso un muffin, che già dal nome è tutto un programma. Vodka alla vaniglia, lime, sciroppo di vaniglia, sciroppo alla cannella, mora e lampone. Di muffin ai frutti rossi con un po' di cannella. Buonissimo. Ci hanno detto che roviniamo l'atmosfera agli altri clienti con la luce, quindi dobbiamo stare a buio. Per essere stati educati, ragazzi, che è spento la luce, ci hanno offerto anche uno sciottino di uno dei loro signature, che non abbiamo capito come si chiama. Sopra è tipo latte vaniglioso, la polpa si raggruma e c'era un cocktail quando andavamo a ballare in discoteca, forse il cervelletto. Sa di Big Bubble, panna e fragola. Per i due fantastici cocktail
cocktail abbiamo speso 28 euro, 14 euro a cocktail, prezzo da Milano, da grande città, quasi a Vienna in centro. Cara, io chiuderei qua quest'ennesimo episodio del nostro giro mitteleuropeo. Vienna è bella, proprio bella, bella, bella. Bella, 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 bella. In questo momento che state guardando il video, voi siete nella strana condizione di saperne più voi di noi di quello che ci accadrà domani. È vero. Domani a pranzo saremo dallo Steirereck. Ma voi l'avete già visto, perché per esigenze di calendario, di programmazione, l'abbiamo fatto uscire a dicembre. Ci è piaciuto? Sono già commossa di poter già andare a casa. Con la serie dedicata alle 6 capitali della Mitteleuropa, vi diamo appuntamento tra qualche settimana, perché vi portiamo a Praga. Buonanotte. Buongiorno. L'episodio si è chiuso ieri sera. Questa mattina noi stiamo andando a Steirereck, però è talmente figa la colazione che abbiamo deciso di aggiungervela, perché questo posto è spaziale. Siamo a fare colazione da Vol Pension. La cosa figa di sto posto è che è un posto gestito da giovani e meno giovani insieme. Un progetto nato per far stare gli anziani in compagnia, per farli sentire attivi, ed è un'idea secondo noi fighissima. Tutto l'arredamento qua del posto è tipo casa di nonna, casa di una nonna di Vienna, sì, diciamo. Come si fa colazione qua? Il menù è una ruota che dovete girare e avete diverse opzioni da scegliere. Innanzitutto è uno you can drink di caffè e tè, e poi girando la ruota potete scegliere delle opzioni da 30 minuti, 60 minuti, 90 minuti, e avete incluso nel prezzo fisso, che varia da 13 euro fino a 30 a testa, un numero crescente di cose da aggiungere al vostro buffet di colazione. Noi abbiamo fatto due small breakfast. Eh sì, ecco. Thank you. Lui è uno dei giovani. Arriva dalla brioche, fatte da lezione. Ormai avete visto la serie sul Giappone, quindi sapete che è una zione. Guardate quanto è bella questa brioche. Poi c'è il burro, marmellata e miele. Dimenticavo di dirvi la limonata. Limonata al limone e sambuco. Questa brioche è buonissima. Allora, piccolo hint, se dovete andare al bagno qua c'è scritto Opa e Oma. Non sapevo dove andare al bagno. Opa e nonno, Oma e nonna. Io stavo andando da Oma perché ho pensato uomo, invece Oma e nonna. Veramente un posto figo, ragazzi. Obiettivamente, rispetto a quello che mangiate, non è economicissimo, perché abbiamo pagato 27 euro. Però pensate, con gli stessi soldi avremmo potuto prendere 4 caffè volendo, sì, e anche sì, 18 sì. limonate. E stiamo un po' col freno a mano stamattina, che dobbiamo andare a mangiare tra un'oretta. Con la stessa cifra potevate prendere il menù che include le torte della nonna. Sono belle quelle torte. Comunque, qualsiasi cifra costi, finanziate un progetto secondo noi veramente figo. È bello da. Pensate a chi resta solo a una certa età, almeno la mattina si sveglia e viene qui. Spero di trovare un posto così in Italia per quando sarò vecchio. Ma non c'è nessun problema, perché noi non arriveremo mai alla vecchiaia. Quanto mangiamo. Mangiando così non ci arriveremo mai. Vabbè, adesso seriamente l'episodio finisce qui. Grazie a chi ha continuato dopo i saluti finali di ieri sera. Ciao, e noi andiamo a vedere come si mangia da Steirereck. Ciao.